posizione che aveva tirato fuori il nonno di mio marito subito dopo la guerra. E la tradizione era, veramente erano tutti uomini che per l'occasione si mettevano delle camicie da notte da donna e poi andavano in giro casa per casa a chiedere se c'era carnevale. E di dietro c'era sto corteo come abbiamo formato noi stasera. Solo che allora andavano più caldo perché così gli davano uova, cipolle, vino, salami e poi fa una bella ribotta alla fine e andava a finire a tarallucci e vino. In pratica la parodia di un carnevale, anche i vestiti bianchi sono una ironia o una parodia delle confraternite, era tutto legato come un carnevale, sarcastico, ecco, diciamo così. Lui mi raccontava che c'era questa tradizione, che la zia, che sarebbe stata la figlia, lo andava a pescare nelle cantine, perché lui era un reportele ca. E mio marito si ricordava di questa tiritera. Ciao. Si ricordava di questa cantilena, che poi siamo andati da una signora che la ricordava tutta, ce la siamo fatta scrivere, è una negna, una che poi più strafalcioni ci si dice, meglio è. Carve le mur, ilan brobon, ilan ciapole, ilan brisole, simpaie. Ilan ciapole, ilan mazzole, ilan brisole, simpaie. Un fagiolino dentro un pentolino, poi loro dicono al buon brodo, due volte, poi fino a 10, no? Due fagiolini in un pentolino, loro sempre così. No, fagiolino al timbro! Noi la ricetta che abbiamo è la puccia, la famosa puccia. È il polentone fatto nel brodo di fagioli, non lo sa. Cioè viene fatto, viene messo su cavoli e fagioli, si fa una specie di minestrone. Poi dentro il minestrone si butta la farina e si fa la polenta. Questa polenta poi viene servita, noi ad Asti la servivamo con burro e formaggio. Così. Il giorno dopo, siccome viene bella densa, si taglia a fette e si fa fritta in padella. E poi era stato poi il nonno è mancato, è stata anni e anni che non si era più ripresa. Quando siamo subentrati nella Proloco 93 non sapevamo cosa fare, pensa, abbiamo cercato di riscoprire queste tradizioni. Infatti poi eravamo andate alla Sagra ad Asti, la Sagra delle Sagre, e l'avevamo portata come sfilata per 2 o 3 anni. Qualcuno
si adatta. Qualcuno invece magari chiude le luci, si barrica in casa, è chiuso. Quelli che amano, vedi, ci aspettano fuori, ci mettono il tavolino, ci mettono, preparano il pacchettino, e gli altri... Comunque noi non si desiste, si persiste e continueremo. Con questo si chiude il carnevale, cioè adesso proprio insomma entrò in quaresima e la ringa una volta la reng fa opulente a Reng, perché sì, il primo giorno di Quaresima si mangiava di magro, frittata di cipolle, e la ringa, la polenta, e poi si entrava nella routine quotidiana. Allora la roba qui adesso. Però se uno ci pensa, ad esempio, noi bambini, io mi ricordo che da merenda una bella fetta di pane, che cosa? Si bagnava sotto l'acqua, sbitava un po' di zucchero e poi via gighè. Solo quelli che ti fanno Juve, gli altri no. C'è da bere. Non ce l'hai buono. Che bello. Che bello. Giuro, noi facciamo San Giuseppe, il friccio, che poi sono tipico come questo. Sono così, però sono rotondi, sono fatti rotondi e rimangono grossi così. Hanno lo stesso impasto. Lo stesso impasto dello stesso gusto. Al carnevale che si è andato. Comunque qui in paese cerchiamo di tenerla viva, perché ma è un peccato, perché ci si passa 2 ore assieme, ci si ride, ci si scherza, con i tempi che corrono. Che io quando se la mette in su la televisione ve l'esaurimento nervoso. Il vino nella pelle, il vino nella pelle.